la complessità, insomma, delle deleghe, insomma, sono chiare a voi tutti. Tra l'altro con molti di voi condividiamo dei percorsi. È chiaro che, insomma, sono sempre percorsi condivisi, risoluzione di problemi. E quindi, insomma, il mio è un ringraziamento a tutti voi perché riusciamo sempre a portare all'attenzione, insomma, dell'assessorato delle mie deleghe, temi, come dire, che hanno rilevanza, insomma, importante per la città. Non sono quasi mai temi esclusivi, ma riguardano sempre pezzi di territorio e collettività. Quindi questo è il mio ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, ma anche, insomma, la maggioranza, lo devo dire, col quale, insomma, cerchiamo di camminare insieme nonostante i tanti ostacoli. Parto dall'ultima delega, quella che riguarda anche una forma nuova, diciamo, di lavoro che oggi si chiama valorizzazione sociale degli spazi di proprietà comunale. È insomma una cosa complessa, insomma, di istituzione recente, l'abbiamo fatta soltanto il 15 marzo del 2017, quindi che richiede, insomma, attenzione, ma richiede soprattutto una grandissima applicazione con scarsità di risorse, insomma. Questa parte, insomma, della valorizzazione degli spazi pubblici andrebbe, come dire, ci stiamo lavorando, implementata di uomini e di risorse che in questo momento sono una difficoltà per tutto l'ente, quindi questo maggiormente ne risente, insomma, di questa difficoltà. Insomma, della valorizzazione c'è una specifica ripartizione. Abbiamo inteso individuare dei punti. Parto così e poi vi do anche, insomma, delle indicazioni. Definizione delle pratiche dell'ECOS UDP. Sono circa 250 oggi perché alcuni contenziosi sono stati risolti. Fortunatamente anche con introito da parte dell'ente, perché alcune associazioni hanno inteso pagare riconoscendo che alcune questioni non andavano così modulate come erano state fatte finora. In questo momento ci sono quindi 250 fascicoli da insomma, mettere insieme. C'è tutto in corso il monitoraggio di queste 250 pratiche, procedure che vanno dal recupero del dovuto e quindi anche all'eliminazione dei vari contenziosi, alla normalizzazione complessiva e alla risoluzione anche di alcuni rapporti contrattuali, perché probabilmente non tutti i 250 casi potranno essere risolti. È in via di stesura una delibera che determina quattro grandi filoni in cui andranno a canalizzarsi i 250 casi. Poi abbiamo un secondo punto, che è l'ottimizzazione e la messa a reddito del patrimonio comunale relativo ai locali commerciali. Sono circa 5.000 gli immobili ed è in corso con la Napoli Servizi una vera e propria riforma dell'individuazione, una sorta di catasto, insomma, che possa permettere una facile individuazione di questi locali, che porta soltanto dopo questo lavoro finalmente all'avvio di bandi che devono avere una caratteristica ben precisa, la velocità. Non è più possibile, insomma, avere bandi lenti, ma devono durare poco e devono essere soprattutto rapidi, perché le risorse, le risposte dai territori stanno iniziando ad arrivare, i territori chiedono sempre di più e quindi è giusto che noi dobbiamo essere al passo con questa richiesta. Poi abbiamo la definizione delle varie operazioni legalizzate alla valorizzazione del patrimonio comunale, rete di messa a reddito delle reti civiche. Anche su questo, insomma, ci sono grosse falle, situazioni, insomma, da recuperare, ma sempre con Napoli Servizi e devo dire, una grande e più crescente attenzione si sta andando verso un recupero sempre maggiore di questi crediti. Così come le aree dismesse, su questo tema ci siamo anche ampiamente confrontati durante il Consiglio Comunale del 1 agosto, dove votammo quella delibera che portava alla modifica del regolamento, insomma, della dismissione. Questo tema della valorizzazione
degli immobili e dei terreni, insomma, è uno degli aspetti su cui noi dobbiamo sempre di più puntare, come quello anche dell'agricoltura urbana, oppure, e ne parlerà più compiutamente l'assessore Pisco per quanto riguarda i beni comuni. Si segnala inoltre, dopo un lavoro fatto in commissione, devo dire molto molto proficuo, che è quasi pronto il bando per l'assegnazione del polifunzionale lotto 14B di Piscinola. Questo è un evento, insomma, perché è stato per troppo tempo, insomma, oggetto di non decisioni, ma nel senso che il lavoro già era in campo, ma c'era ancora troppa indecisione. Abbiamo inteso su questo tema dare una svolta, che comunque ha impiegato alcuni mesi, non è che ci abbiamo messo un mese soltanto, e quindi è pronto il bando, è stato anche già all'attenzione della commissione che ne sta facendo le opportune valutazioni. Poi abbiamo, e anche qui ne parlerà in maniera più compiuta Alessandra, l'assessore Clemente, la svolta, insomma, per il rilancio della Galleria Principe di Napoli, che è un altro tema, insomma, fondamentale, con tutte le varie funzioni che, insomma, che sono state date. E poi, insomma, c'è da segnalare che sono stati introdotti una serie di decreti legislativi che ci aiutano, e non poco, a risolvere alcune questioni. La conferenza Stato, Regione e Province hanno inteso attraverso, insomma, il decreto legislativo, l'attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, prevedere che si possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà, appunto, di questi enti non utilizzati per fini istituzionali e soprattutto legati al terzo settore. Questa è una svolta innovativa che avrà sicuramente ricadute importanti per il nostro ente. Così doveva allacciarsi anche a quelle che sono deliberati che abbiamo, insomma, cercato di portare in questi mesi, come non ultimo, insomma, quello di sempre di agosto, relativo alla valorizzazione degli spazi abbandonati. Questo è un tema molto importante che dovrà richiedere sempre una via via crescente, insomma, adozione. Non è un tema secondario, sono tante le istanze, sono tantissime le associazioni, cittadini che chiedono sempre di più di utilizzare questo genere di patrimonio, e su questo noi dobbiamo interrogarci e lo dobbiamo fare in maniera molto seria, ma soprattutto nell'ottica di dare risposte a questa importante e crescente domanda che viene dai cittadini. Su questo aspetto, insomma, io potrei anche finire, perché c'è una parte, insomma, che riguarda la dismissione del patrimonio immobiliare, dove negli ultimi mesi abbiamo cercato di dare un impulso importante, insomma, e lo stesso impulso è venuto proprio dal Consiglio Comunale, perché, come dicevo prima, l'attuazione del nuovo, cioè la modifica del regolamento per la dismissione, insomma, è una cosa che ha dato a noi, che permetterà a noi, insomma, di essere al passo con i tempi e soprattutto di fare delle azioni che ci consentiranno di essere più rapidi e veloci nella vendita degli immobili. Intanto voglio comunicarvi che è stata stipulata una nuova convenzione col Consiglio Notarile. Non è secondario questo aspetto, perché il Consiglio Notarile, i notai, insomma, nella redazione degli atti creavano percorsi di appesantimento di una normativa già pesante, e quindi questa nuova convenzione ha cercato un po' di snellire questa procedura. Così come è importante l'aver stipulato una nuova convenzione con la BIN, che ha già avviato un'importante fase di stima di immobili. In questo momento sono 16 immobili che sono stati periziati, relativamente a 16 immobili che potranno essere immediatamente compravenduti. Così come non è secondario tutto l'aspetto legato agli incontri e soprattutto tutta la fase relativa alla soprintendenza e ai beni artistici e culturali, insomma, anche con la soprintendenza, insomma, stiamo cercando di avviare una discussione per cercare di ridurre i tempi del parere, che è fondamentale per la vendita degli immobili. Talvolta la soprintendenza impiegava anche 30 e 60 giorni per esprimere pareri soltanto su un immobile. Stiamo cercando di ridurre anche questa tempistica. Così come abbiamo, come dire, una fase avanzata sia dello stato di dismissione del patrimonio ERP che quelli del patrimonio
diverso dall'uso abitativo. Così come è in corso un lavoro, un tavolo con la Napoli Servizi, che voi sapete bene gestisce il patrimonio immobiliare comunale, relativa a tutto quello che è legato alla riscossione e soprattutto a tutte quelle quote, insomma, che erano state, come dire, accumulate. Insomma, c'è una fase più rapida, più veloce, stiamo cercando di essere più competitivi, soprattutto su un materiale complicato. Il recupero delle morosità è sempre una cosa complessa, per carità. Esistono sacche di estremo bisogno sociale, come esistono anche i soliti approfittatori. Stiamo cercando di individuare percorsi che possano portare il giusto, insomma, compenso all'ente, ma è di ieri una statistica, insomma, leggevo che tra Napoli, Milano e Roma non c'è una grandissima differenza. Addirittura Napoli si colloca in maniera mediana sulla riscossione tra Milano e Roma. Roma, leggevo di evasioni intorno al 70%. Non parlo di questa amministrazione, non mi interessa parlare di questa amministrazione. Il patrimonio immobiliare è frutto, insomma, di gestioni precedenti, non è chi oggi gestisce determina questo, questo accumulo, insomma, di debito. La riscossione è un tema complesso e socialmente complesso, come lo è a Milano, lo è a Napoli e lo è a Roma. Le nostre percentuali sono in questo momento in risalita. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per recuperare, insomma, il quanto e il quanto dovuto. Voglio darvi alcune indicazioni. Nell'anno 2017, insomma, rispetto agli anni precedenti, siamo riusciti ad introitare più del 50% della vendita di immobili rispetto agli anni precedenti. È importante, e qui ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Fucito, che ne ha fatto una battaglia, il contributo all'affitto che è stato fondamentale, e su questo tema ci stiamo lavorando e stiamo recuperando i gap precedenti, che sono, insomma, non pochi. Sul tema delle manutenzioni, nonostante la crisi, insomma, che stiamo attraversando, siamo riusciti a mantenere invariate le risorse sulla manutenzione degli immobili a reddito, e vi comunico che insieme all'assessore Panini stiamo mettendo in piedi un tavolo con la Regione Campania che ci possa permettere di arrivare a recuperare altre risorse per la manutenzione degli immobili. È una fotografia abbastanza complessa questa, perché con 8 milioni di euro riusciamo a fare veramente molto poco. Facciamo soltanto manutenzione su diffida, non riusciamo quasi mai a programmare, ma nonostante questo da quest'anno siamo riusciti a individuare un minimo di risorsa che possa permettere almeno di andare a individuare quali sono i fabbricati che hanno più bisogno almeno di quello che è il minimo di manutenzione, ossia le impermeabilizzazioni. E su questo voglio darvi una notizia che ho dato qualche giorno fa al sindaco: a Secondigliano, nelle famose case celesti, siamo intervenuti e stiamo intervenendo sugli 8 edifici delle case celesti con le impermeabilizzazioni. Quello è un luogo fondamentale, perché quello è il luogo da dove è partita la faida di Secondigliano Scampia. In quel luogo, che oggi, insomma, è diventato un luogo accessibile a tutti, interveniamo mettendo finalmente a posto i lastrici di copertura, e non è da poco. Per lo sport abbiamo una doppia, insomma, valutazione, quello delle manutenzioni e quello della gestione degli impianti sportivi. Sulle manutenzioni è noto a voi tutti, perché ne abbiamo parlato più volte in aula, che siamo riusciti a portare a delibera uno stanziamento della vecchia cassa depositi e prestiti per circa 1.300.000 euro. Con queste risorse metteremo a posto soprattutto gli impianti di periferia e soprattutto i piccoli impianti che riguardano aree attrezzate, e mi riferisco al campo di calcetto Corto Maltese, il campo di calcio di via Dietro la Vigna, il campo di calcio di via Anco Marzio a Soccavo Pianura, l'impianto sportivo polivalente di Villa Capriccio nella terza municipalità, il campo di calcetto di Rione Santa Rosa, via Luigi Volpicella, Parco Merola, Rione Pazzigno, non è da poco, e via Lago Fusaro.
questi due lotti ammontano a circa 1.300.000 euro di lavori. Così come non voglio sempre tornare sulla questione dello Stadio San Paolo, ma abbiamo portato in delibera proprio qualche settimana fa lavori per circa 408.000 euro che riguardano la sicurezza dell'impianto, quindi andiamo a completare l'aspetto sia dell'antincendio che le balaustre, sono elementi fondamentali per la sicurezza dello stadio, così come tra poco inizieranno i lavori legati all'importo di lavori circa 1.100.000 euro per la totale rifazione delle 54 batterie dei bagni dello Stadio San Paolo, in attesa di completare tutto l'iter procedurale che ci porterà ad impegnare il resto dei 20 milioni, di 25 milioni, 20 milioni più IVA per il resto dei lavori dell'intero Stadio San Paolo. Le nostre attività non si fermano, anche perché dai territori e soprattutto da una intensa attività che viene fatta con l'assessorato all'urbanistica e sono in campo diverse attività anche di carattere privato, e non ultima siamo riusciti a portare... Colleghi, se è possibile abbassare un po' il vociare, sarà la mia otite, ma non lo sento proprio, l'assessore. Siamo riusciti a portare a delibera finalmente quello che è un progetto di rilevanza privata, pubblico, la piscina da realizzarsi in via Palazziello nel quartiere Soccavo Pianura. Anche su questo, insomma, stiamo cercando di dare un impulso. Voglio dirvi che dei 28 progetti presentati ai sensi della legge 147 del 2013, a breve finalmente avremo il primo, che è quello realizzato nell'area del rione Incis, in via Walt Disney per la precisione, andrà finalmente a bando il progetto che ha, come dire, fatto un percorso assai complesso che porterà alla ristrutturazione di questo importante complesso sportivo per circa 1.200.000 euro. Circa invece la parte della gestione e dell'attuazione di quello che è il DUP, di quelle che sono le nostre linee programmatiche degli impianti sportivi, voglio dirvi che insomma non c'è stata nell'anno solare 2017 una sola settimana che questa città non è stata attraversata da un singolo evento sportivo. Devo dire che così come Napoli è diventata città del turismo, Napoli è diventata anche capitale dello sport. Molte e moltissime sono le iniziative sportive che vengono fatte in città, a carattere provinciale, a carattere regionale, parliamo soltanto di livello locale, ma moltissime sono le iniziative di carattere nazionale. La crescente e sempre più richiesta di utilizzo dello spazio pubblico per eccellenza, ossia il lungomare di Napoli, questo non è un aspetto secondario, perché sono moltissime le attività sportive che intendono utilizzare quello spazio. Vi dico che facciamo moltissima fatica a calendarizzare, come dire, l'utilizzo di quello spazio, a dividere quello spazio non soltanto per le attività sportive, ma per le attività di promozione di tutto quello che è il Made in Napoli e di tutto quello che è la parte bella della nostra città. Questo per farvi capire che lo sport sta diventando sempre di più grande volano di attrazione della città, ma anche grande volano economico. Non a caso, insomma, il programma dell'Università, che ormai sta funzionando sempre di più e meglio, ha visto i nostri uffici, con la creazione di un organismo ad hoc soltanto per le Università, che è in assoluto vantaggio e in assoluto, come dire, anticipazione sui tempi rispetto anche ad altri comuni, dove noi sui nostri impianti sportivi siamo pronti già su tutto, addirittura con i progetti definitivi. Abbiamo dato un notevole contributo all'ARU, devo dire che le nostre risorse interne, voglio parlarvi di risorse tutte comunali, perché il grande elemento di innovazione è proprio questo: non abbiamo pagato nessuno, abbiamo valorizzato le nostre risorse umane, abbiamo valorizzato i nostri tecnici, che con una commissione ad hoc ha lavorato in tutto quest'anno e ha preparato il campo a chi oggi dovrà, come dire, ultimare la fase gestionale appunto delle Università. Voglio ricordarvi soltanto così, per correttezza di informazioni, quali sono gli impianti della città di Napoli che saranno utilizzati dalle Università: Stadio San Paolo, Piscina Scandone, Pala Barbuto, Parco Virgiliano, Polifunzionali di Soccavo, Pala Vesuvio, Pala Dernerlein e tre campi di calcio
ritenuti da noi strategici ed importanti, che non saranno utilizzati come campi di calcio per le gare internazionali, ma saranno utilizzati come campi di allenamento. E questo ha permesso a noi di poter utilizzare un piccolo contributo di 1 milione di euro per ogni impianto sportivo. E parlo del campo a Scarelli di Ponticelli, Caduti di Brema e San Pietro a Paterno. Parliamo di 3 impianti di periferia che avevano bisogno di importanti opere di manutenzione. Approfitto per un crescente dialogo che abbiamo sempre anche con il Presidente della Commissione straordinaria Università di Enzo Moretto, col quale abbiamo iniziato questo lavoro che insieme intenderemo portare avanti. Voglio chiudere questa parte legata allo sport non con uno slogan, ma con un'idea che è quella di dare la possibilità a tutti di fare sport. Lo sport deve essere un diritto, non deve essere percepito come una possibilità a pagamento. Ci stiamo lavorando, vogliamo portare nel prossimo bilancio anche delle innovazioni circa la possibilità e le tariffe degli impianti sportivi. Se riusciamo, un clima rinnovato, insomma, di rinnovata fiducia nei confronti del Comune di Napoli, con una norma che ci consente, insomma, di essere anche un po' più tranquilli, la mia idea, che dovrà trovare la condivisione di tutti quanti voi, non prima con il Presidente della Commissione Sport Sgambati, che non vedo in aula, col quale, insomma, c'è già una sintonia perfetta per cercare di trovare quelle possibilità che la politica soltanto può dare, ossia di comprimere i costi legati all'utilizzo degli impianti sportivi. È un obiettivo che ci dobbiamo porre, è un obiettivo, insomma, che dobbiamo anche portare avanti. Abbiamo infine la delega legata alla pubblica illuminazione e su questo voglio darvi alcune informazioni di carattere tecnico. Il 21/6/2017 sono stati contrattualizzati lavori per circa 15.500.000 euro. Con delibera numero 10, disposizione dirigenziale numero 10 del 4/12/2017, in corso di registrazione, sono stati impegnati a favore di Sitelum queste risorse. Allo stato i lavori sono partiti, sono in corso la validazione di numerosi progetti che tra poco vi elencherò. I primi lavori che sono partiti sono stati effettuati al centro direzionale, che è il posto più energivoro della città. Voglio ricordarvi che l'appalto prevede la sostituzione con lampade a LED dell'intero patrimonio, insomma, di 70.000 punti luce della città di Napoli. E la cosa, insomma, importante è che già dal centro direzionale abbiamo un risparmio che va quasi oltre il 40% che avevamo previsto. Altro intervento è già in corso al Rione Alto, in via della Mongolfiera e in alcune aree della periferia della città. I progetti in approvazione sono i seguenti: Galleria Vittoria, Parco Corto Maltese, intero Rione Alto, via Santa Lucia, corso Bruno Buozzi, viale Margherita, cabina elettrica di Ponticelli, Barra e Soccavo. Questi sono i prossimi lavori che inizieranno a brevissimo. Non sfuggirà a voi, e concludo, il tema legato alle 3 gallerie. Sulla galleria Vittoria abbiamo avuto di recente l'approvazione della sovrintendenza e quindi c'è da stabilire, in una collaborazione che ormai abbiamo messo in campo con l'assessore calabrese, l'inizio dei lavori, che riguarderà più parti, sia quelle legate alla sicurezza, appunto, della galleria, che quella legata ai veri e propri lavori di illuminazione e quindi sostituzione dell'illuminazione, così come è in corso, insomma, tutto l'iter approvativo legato ai progetti della Galleria Laziale e della Galleria 4 Giornate. A breve, insomma, questa sinergia porterà quindi alla totale risoluzione dei problemi di messa in sicurezza delle 2 gallerie e quindi anche alla sostituzione e conseguenziale efficientamento energetico delle 3 gallerie cittadine, ivi compresi gli impianti di estrazione. Su questo tema, insomma, abbiamo cercato di dare un contributo univoco, non soltanto la sicurezza, che ci ha visto con grande celerità risolvere questioni che una parte, insomma, della stampa ci voleva vedere sofferenti, invece, insomma, con grande attenzione siamo riusciti a risolvere in poche
in pochi giorni, forse neanche in 2 settimane. Su questo tema ci siamo innestati noi con la pubblica illuminazione, perché ritenevamo opportuno che approfittare, insomma, della parziale chiusura delle gallerie ci permetterà, ecco, di essere veloci anche nella sostituzione, appunto, delle lampade. Io ho concluso, lo dico in maniera sommessa, perché, insomma, è giusto che ognuno di noi oggi, insomma, sta cercando di dare il suo meglio per portare all'attenzione di tutti quanti voi quello che è un lavoro che noi facciamo, come dicevo prima, costante, quotidiano, ma il lavoro lo facciamo insieme, questo è quello che deve essere capito. Il lavoro fatto insieme, quindi Consiglio Comunale e Amministrazione, è un lavoro che porta sicuramente lontano. Grazie.